UED, Federica, extronista 2022, denunciata per stalking. La difesa parla di gelosia di lui. Da tronista presunta stalker, Federica Aversano è stata iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sempre nella provincia sammaritana, per il reato di stalking. La denuncia, da quanto si apprende, è stata presentata dall'ex compagno, nonché padre del figlio di 4 anni. La giovane è molto conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne, programma protagonista del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo scorso anno, dopo essere stata corteggiatrice di Matteo Ranieri, è diventata tronista, abbandonando però il trono senza compiere alcuna scelta. Il nome dell'ex fidanzato di Federica Aversano non è noto alle cronache rosa. L'unica cosa certa è che i due hanno sempre avuto una relazione piuttosto tormentata. Tant'è che 4 anni fa si sono lasciati quando lei si trovava al 6° mese di gravidanza del loro bambino. Ad acuire i problemi di coppia ci sarebbe la forte gelosia di lui. L'uomo, da quanto si apprende, avrebbe accusato l'ex tronista di Maria De Filippi di molestie, vessazioni e di atti persecutori. La querela sarebbe stata presentata personalmente alla presenza del proprio legale, l'avvocato Goffredo Grasso, agli organi di polizia preposti. Il reato di stalking, ricordiamo, è disciplinato dall'ordinamento penale italiano con il decreto legge 11/20/09, che è andato ad introdurre nel nostro codice penale l'articolo 612 bis. Se riconosciuta davvero colpevole di una condotta persecutoria caratterizzata quindi da minacce, appostamenti, pedinamenti ossessivi e comportamenti invadenti ed intromissioni attuate con pretesa di controllo, Federica Aversano potrebbe essere punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Federica Aversano, tramite il suo legale, l'avvocato Raffaele Gaetano Crisileo, si è difesa dalle pesanti accuse. Da quello che ho capito, credo che si tratti di gelosia, ha dichiarato a Fanpage. Il penalista campano la denuncia, tuttavia, nascerebbe anche per altre questioni e si potrebbe anche parlare di vendetta. Poi, ha concluso, abbiamo già chiesto al pubblico ministero di sentirla per darle la possibilità di difendersi. Il fascicolo, da quanto si apprende dai diversi organi di stampa, è al vaglio della magistratura inquirente e della dottoressa Carmen D'Onofrio, pubblico ministero della Procura della Repubblica Casertana. Come previsto dalla normativa vigente sul cosiddetto codice rosso, Federica Aversano è già stata raggiunta da un'immediata convocazione ed è già stata interrogata, sempre alla presenza dei suoi difensori di fiducia, dagli ufficiali di polizia giudiziari del Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, coordinato dal maresciallo Mario Iodice. L'ex tronista di Uomini e Donne, ora hostess di un'importante compagnia ferroviaria, parlando con il settimanale Di Più del papà del suo bimbo, aveva detto: con lui pensavo d'aver trovato un uomo con il quale costruire quella famiglia che mi era mancata. Mentre ero al 6° mese di gravidanza, però, lui si è tirato indietro. Quindi, aveva concluso, pur continuando ad essere il padre di mio figlio, non è più il mio compagno. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să stau.